Distrazione, grazie Maria. Registrazione in corso, sono le 9:25. Allora, riprendiamo le ore della commissione. Ci siete, consiglieri? Sì, ci siamo. Ok. Allora, tutti avete potuto leggere il verbale della commissione del 1 luglio 2022. Se ci sono da parte dei consiglieri delle integrazioni da fare, ma io ho visto nell'ultimo capoverso Cortac, non Corta, poi esatto. Gli interventi degli altri consiglieri. Ah, sì, manca la C, ok. Manca, sì. Allora, avevo visto una mano del consigliere Cerisolo, non so se era per questo, oppure magari per un intervento che aveva fatto lui con delle, diciamo, integrazioni da fare. No, ho passato la mano. Quindi, se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, non ci sono Sì, chiedo scusa Presidente, allora è giusto che manca la C su Cortac e anche interventi la L non fa da fare. Sì, parte del nome. corretto, corretto, Grazie, corretto. grazie mille, a posto, grazie Presidente, grazie alla verbalizzante preziosa, grazie. Grazie a te, consigliere Cerisola. Allora, non ci sono altre integrazioni, non vedo mani alzate, quindi il verbale del 1 luglio 2022 è approvato, così come Perfetto. da ultime integrazioni. Allora, dal verbale ho potuto, insomma, me ne sono segnate perché, ripeto, con la ricciola un po' di difficoltà, grazie a Marco che mi ha inviato il verbale per WhatsApp. Allora, sono state esaminate la direttiva numero 16, la delibera 17 con note che comunque ho letto e poi Simone, si comunque. sente malissimo, non so se solo io o anche gli altri Ecco, consiglieri. Ecco, mi sentite? meglio, sì. Allora, ho avvicinato, sì, il cellulare. Allora, sono state esaminati più documenti, la direttiva numero 16, la delibera numero 17 con le note che insomma, ha inviato il consigliere Bellassai. La direttiva 2017 che rettifica le famose vie che erano riportate sulla direttiva numero 14, sul documento della risoluzione che riportava anche altre vie. Su questo avevo fatto un intervento direttamente con il direttore, quindi avevo chiesto di inviare da subito una rettifica e così è stato fatto. La direttiva numero 18, la direttiva numero 19 e la delibera numero 18. Correggetemi se sbaglio. Quindi, come atti della commissione, passando all'esame delle memorie di giunta, rimane allora da esaminare. Rimangono da esaminare. Atti. Secondo, possibile. Maria. Sì. Ti chiedo supporto perché non riesco ad aprire dal telefonino gli atti che avevo scaricato. Allora, siamo all'ultima direttiva, abbiamo detto che è la 19 e la delibera 18. Quali altri atti sono pervenuti all'attenzione della Commissione? Allora, aspetta che devo anche io aprire la mia cartella. Ok. C'è la direttiva numero 20, che è la pedonalizzazione di Via d'America, però era rimasta in sospeso la scorsa settimana la delibera numero 19, non l'avevamo vista. Allora, direttiva 20, poi delibera. Ah, era rimasta in sospesa la 19. Sì, non era La stata. 19 era in sospesa, sì. Perfetto, ok. E poi altri ulteriori nuovi atti, Maria? Ok, La direttiva numero 20 e la delibera numero 20.
No, sono entrambi direttive. Io ho delibera. Delibera 20? Allora, c'è la delibera 20 e la direttiva numero 20. Hanno preso lo stesso... Ok. E poi la direttiva 19 in sospeso? No, la delibera 19. Delibera 19. Ok. 19, 20. Se riesco questa mattina ad aprire questo PC per poterle leggere. Allora. Posso dare una mano a ricapitolare? Chiedo scusa. Sì, certo. Allora, a me risultano direttive e delibere. Allora, per quanto riguarda le direttive, mi risulta la solo la 20, e invece come delibere mi risulta la 19, la 20 e un'altra che dovrebbe essere la 21, ma che in realtà nel titolo del file informatico è chiamato di nuovo 20 e all'interno del documento non c'è numerazione. Quindi non può essere la 20 perché la 20 è già stato attribuito e probabilmente la 21. Passando ai numeri di protocollo così ci capiamo meglio. Sì, sì. No, allora, io ti ho perso in questo. Sì, allora, come direttive abbiamo solo in sospeso la 20 che è pedonalizzazione di Via l'America e protocollo 78474. Passo alle delibere. Okay. Passo alle delibere. Come delibere invece? Allora, delle delibere abbiamo innanzitutto la delibera 19 che è stata inizialmente inviata con protocollo 74973. Poi è stata reinviata, sempre delibera 19 piano commercio municipale con protocollo 75160. Poi ti posso anche spiegare perché ho fatto la ricerca. Sì, sì, benissimo, benissimo. Grazie mille alla verbalizzante. Poi successivamente è arrivata la delibera 20, oggetto accordo asilo Savoia, con protocollo 78807. Infine è stata mandata una delibera che nel nome del file PDF, quindi nel nome informatico, ha delibera 20, ma non può essere delibera 20 perché la delibera 20 che ho appena nominato è accordo asilo Savoia. E c'è scritto proprio all'interno dell'atto così come scansionato al protocollo. Quindi questa che sembrerebbe delibera 20, in realtà non può essere la 20 e potrebbe essere forse la 21, però all'interno del testo il campo numero di atto, numero di delibera, non è compilato. Questa delibera è... chiamata modifica al piano commercio municipale e a protocollo 78397. Sì, allora 78397 sono riuscito adesso e la delibera di fatto non c'è il nome. Io non ho scritto delibera, non ho riportato il numero della delibera sul documento. Deliberazione numero sopra non c'è. Sull'atto che abbiamo noi sì, esatto. È arrivato la deliberazione non ha il numero. Sì. Devo chiederlo, esatto, alla segretaria della presidente che ha sostituito, sì, la PO Paola Anastasi in giunta. Allora noi abbiamo quindi adesso da poter prendervi e segnalare logicamente questo problema, la direttiva 20, perché effettivamente la delibera non ha numerazione. Eravamo rimasti alla delibera 19, come dicevate prima. Esatto. Correggetemi. Ok, quindi esame oggi abbiamo di finire per dare quello che è della delibera numero e segnalare invece questo problema della direttiva che dovrebbe essere a questo punto la delibera che a questo punto dovrebbe essere
se la 20 l'abbiamo già esaminata, la 21, come diceva Marco, però la 20 non l'abbiamo esaminata. Io ho delibere fino alla 19, quindi quale sarebbe la delibera 20? Scusate. Accordo, accordo asilo Savoia, protocollo 78807. Esatto. Non è esaminata questa, perché non l'abbiamo non solo. Non solo, Presidente, se mi è concesso, chiedo scusa, poi, certo, poi sto perché io non ce l'ho la delibera 20, ce l'avete voi, io non ce l'ho. E allora, la delibera 20, noi abbiamo la, chiamiamolo guscio formale, cioè l'atto con cui la Giunta ha approvato un protocollo che però non è allegato. Noi oltretutto, oltre a questi problemi del protocollo, abbiamo anche dei protocolli, dei numeri, delle numerazioni, abbiamo anche purtroppo due altri problemi. Manca l'allegato alla delibera 20, appunto accordo asilo Savoia, protocollo 78807, ma manca anche l'allegato alla delibera, chiamiamola 21, ma con punto interrogativo, con la modifica al piano commerciale municipale, protocollo 78397, che appunto modifica il piano commerciale municipale che è arrivato con delibera 19, ma questo nuovo piano commerciale non c'è, non è allegato. Allora dobbiamo fare una nota, se siete tutti d'accordo, per le delibere, due note, per le due, facciamo una nota sola, per le delibere 19-20, per le delibere 20 e 21, anzi, per ricevere e gli atti e gli allegati. Maria, ci sei? Ok, sì, stavo scrivendo. Intanto stavo facendo anche una ricerca. Almeno possiamo andare avanti con i lavori. Quindi sì, una nota dove chiediamo gli atti e tutta la documentazione allegata alle delibere numero 20 e la delibera numero 21. Ok, quello l'ho scritto. Allora, andiamo a leggere la direttiva. Allora, possiamo andare avanti, visto che comunque abbiamo rimesso ordine su questo, possiamo proseguire col punto 2 dell'ordine dei lavori, consiglieri? Ok, sì, non mi rispondono, va bene. Allora, andiamo avanti con i lavori, con la direttiva di giunta municipale numero 20 da protocollo del 5 luglio del 2022, protocollo numero 8474, oggetto Via l'America, pedonalizzazione e iniziative. Prendo lettura. La giunta municipale premesso che, ok, lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, l'articolo 27,24 dispone che la giunta del municipio, anche tramite singoli assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati. È intenzione di questa giunta rilanciare e valorizzare le vie del territorio del municipio Roma 9 EUR, vabbè, e in particolar modo Viale America, nel tratto compreso tra Viale Tupini e Viale Beethoven, attraverso l'organizzazione di iniziative. Per la sua particolare posizione, la location si presenta ad ospitare esposizioni e piccoli eventi ludico-ricreativi che saranno da richiamo per la cittadinanza. Pertanto, dal giorno 8 luglio 2022 e fino al 9 settembre, per Venturi, nello spirito di collaborazione tra pubblico e privato, si intende coinvolgere le imprese del territorio per la migliore riuscita del progetto. La pianificazione dovrà partire tutte le settimane, comprese nell'intervento suddetto, dalle ore 19 del venerdì sino alle ore 24 della domenica, considerato che è necessario dare seguito ad una serie di iniziative, di attività tecniche amministrative finalizzate all'ammiorimento e alla pedonalizzazione dell'area, nonché alla ricognizione dei soggetti da coinvolgere nell'iniziativa municipale.
La giunta del municipio Roma 9 EUR impegna il direttore della direzione tecnica a valorizzare la zona in argomento con interventi mirati a migliorare il decoro e la fruibilità della stessa, avviando una collaborazione in tal senso anche con EUR SPA. A prevedere un'area da dedicare ad esposizioni, mercatini di antiquariato, artigianato ed eccellenze enogastronomiche locali, da posizionarsi lungo il marciapiede antistante il parco del lago, ad individuare due corner da dedicare ad esibizioni musicali e uno spazio per il posizionamento di gonfiabili, a predisporre ogni utile provvedimento per la migliore riuscita dell'iniziativa. Quindi abbiamo letto la direttiva numero 20, se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Cirisola, a facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto vorrei chiedere che per quanto riguarda la nota, quella che verrà inviata sugli allegati mancanti delle delibere, insomma, che abbiamo ricevuto senza allegati, io chiedo che venga nella nota di richiesta venga citato il riferimento normativo, quindi l'articolo 62,2 del regolamento del municipio, ripeto 62,2 del regolamento del municipio. Per quanto riguarda invece questo atto specifico, ci sono alcune cose che secondo me andrebbero chiarite, perché non è la prima volta che si tenta di pendolarizzare Viale America, quindi sarebbe secondo me utile, a vantaggio dei cittadini, poter trarre esperienza da quello che è emerso nei tentativi precedenti e quello che appunto hanno detto gli uffici competenti, i dipartimenti, la Polizia Locale Roma Capitale nel corso di una seduta capitolina, quindi comunale, dedicata al tema, perché appunto a livello comunale gli uffici, lo sappiamo purtroppo, sono oberati da tanti impegni, quindi a volte hanno difficoltà a partecipare alle sedute. Ora è chiaro che quando la seduta è capitolina, gli uffici è più facile che partecipino rispetto alle sedute di municipio. Quindi l'argomento è stato portato nella consigliatura scorsa in commissione capitolina e lì sono intervenuti diversi uffici che hanno fornito il loro prezioso contributo, che secondo me è importante tenerne conto per riuscire a fare le cose sempre meglio. E in quell'occasione sono intervenuti anche comitati di quartiere, cittadini, insomma è stato sicuramente molto proficuo. Allora andiamo alle domande. Prima di tutto, su quel tratto di strada, appunto compreso tra le vie indicate di Viale America, transitano 5 linee di autobus, lo 070, il 708, il 777 e due linee notturne. Prima domanda, se si pedonalizza, che percorso subiscono di modifica le 5 linee di autobus, oppure non è una pedonalizzazione completa, ossia gli autobus comunque passano? Questo sarebbe interessante da sapere, perché se vogliamo che appunto stiamo parlando di transizione ecologica, di mobilità dolce, eccetera, di trasformazioni drastiche a livello climatico, quindi sarebbe auspicabile che la gente non cambiasse abitudine, al contrario, e quindi per partecipare a queste iniziative non arrivasse lì di nuovo con i mezzi privati, anche per coloro che magari invece usano l'autobus pubblico, oppure quelli che fanno turni diversi e quindi si trovano a passare da quelle parti per tornare a casa o per altri motivi, devono sapere se l'autobus passa di lì, non passa di lì, eccetera.
Ora, appunto, da chiarire se la pedonalizzazione è completa, non è completa, è limitata solo al traffico privato, oppure se in realtà non si tratta di una vera pedonalizzazione, perché nell'impegno di questa direttiva 20, precisamente nel secondo impegno, si parla di utilizzo del marciapiede, quindi utilizzo del marciapiede che lì è abbastanza largo, e insomma fa pensare che potrebbe anche non essere una pedonalizzazione vera. Poi si parla di collocazione di gonfiabili, ma non è spiegato ovviamente dove, perché c'è scritto appunto che deve essere individuata un'area, però dove l'area? Nella strada, lato, nei giardini, insomma, secondo me va chiarito appunto. Poi per quanto riguarda l'ultimo dubbio, non ho capito quali sono i criteri con cui verranno scelti gli artisti, gli espositori, gli imprenditori, eccetera. Ora, se per dire per gli espositori magari si lascia piena libertà di partecipare a chiunque, forse, non so, però è chiaro che quando si tratta di gonfiabili non è che ce ne potranno partecipare tutti insomma, chi esercisce questo particolare tipo di intrattenimento. Quindi verrà fatta una scelta sulla base di quale criterio. Insomma, queste tre sono appunto diciamo quattro, insomma, le mie perplessità. Se la pedonalizzazione è completa o parziale, insomma, le modalità della pedonalizzazione. Quindi di conseguenza se gli autobus subiscono delle modifiche o addirittura delle soppressioni, e infine se quali criteri vengono usati per la scelta appunto di artisti, espositori, imprenditori, eccetera. Insomma. Grazie Presidente. Grazie a lei, ma consigliere Cesola, che adesso interviene la consigliera Vaccari. Paola Facolta. Sì. Consigliere Cerisola, per quanto riguarda la pedonalizzazione, è scritto chiaramente, gli orari chiaramente parlo, nella direttiva infatti c'è scritto che la pedonalizzazione dovrà partire tutte le settimane, comprese nell'intervallo suddetto dalle ore 19 del venerdì fino la pedonalizzazione, già c'è scritto che è una pedonalizzazione totale da sabato e domenica praticamente, perché le 19 del venerdì. Per quanto riguarda le linee, immagino che abbiano già predisposto lo spostamento magari su Viale Europa, visto che Viale America non potrà essere non potranno passare mezzi a motore. E per il resto sinceramente non ho altre informazioni per quanto riguarda la scelta degli artisti o delle bancarelle, chi potrà fare queste esposizioni, ma immagino che, come è accaduto per quanto riguarda la Notte Bianca, ci saranno delle scelte fatte direttamente dagli uffici. Questo è quanto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vaccari, ma ci sono altri interventi, quindi anche io mi aggiungo insomma a quello che avete appena detto voi. Io non so se, ecco, in questo caso, ad esempio, avete evidenziato le linee di trasporto pubblico. Essendo in commissione presente, in commissione mobilità, non ricordo di aver affrontato questo argomento, quindi io non so sinceramente quanto le commissioni permanenti lavorino sugli atti di giunta o peggio ancora, non so se ne sono a conoscenza, ma così dovrebbe, diciamo, dovrebbe. Quindi non possiamo noi, di certo, ma non è questa una negazione, una non volontà da parte mia, anzi assolutamente, quindi andremo avanti per quelle le domande che ci siamo poste. Dovremmo anche permanenti competenti su ogni materia, le persone, no?
che la giunta fa. Ecco, in questo caso, ad esempio, per le linee da sport, girerei per competenza alla commissione mobilità, no? La direttiva, se abbiamo appena letto la direttiva 20, per invitarla, insomma, a fare una commissione, magari, sull'argomento e adottare, insomma, tutti i provvedimenti, o se magari non serve, informare tutta la commissione per le proprie azioni di competenza, insomma, a questa comunque, secondo me, no, il mio modesto parere, buona e anche speriamo bella iniziativa. Per quanto riguarda i criteri, altrettanto, uguale, no? Diciamo nell'ultimo punto, a predisporre ogni utile provvedimento per la mia riuscita dell'iniziativa, è tutto niente, no? Perché così comunque noi non sappiamo. Quindi quali saranno, mi diceva anche bene, ma il consigliere Cesola, ma evidenziava anche, diciamo, la consigliera Valcari, quali saranno i criteri di assegnazione, ma no, perché comunque. C'è una qualcosa di, diciamo, che almeno sempre a parere mio, di negativo nei confronti dell'intervento, dell'iniziativa in sé, però sarebbe giusto comunque fare un'evidenza pubblica, no? Quindi poter permettere a chiunque faccia questo tipo di lavoro di potersi in qualche modo presentare all'amministrazione, oppure comunque se l'amministrazione già, come diceva la consigliera Valcari, ha dei punti di riferimento, cioè, gli uffici lo scrivessero, insomma, perché il provvedimento utile alla mia riuscita, no? Se abbiamo già comunque un programma già dettagliato di quello che vogliamo fare e di come lo vogliamo fare. Quindi io, su questo, comunque, se voi siete d'accordo, io girerei la nota per quanto riguarda le azioni da fare o le informazioni da prendere sulla mobilità, sulle linee di trasporto pubblico, alla Commissione Lavori Pubblici e Mobilità per, diciamo, per competenza. E per quanto riguarda i provvedimenti utili a migliorare la migliore uscita dell'iniziativa, a chiedere alla direzione tecnica attraverso una nota da parte della commissione. Eccomi, però di certo noi, come dicevo prima, non possiamo sostituirci le commissioni permanenti, no? Quindi anche le commissioni dovrebbero portare nei lavori delle commissioni stesse le direttive e le azioni della giunta. Non è che la commissione posso fare un intervento? Certo, certo. No, grazie, pensavo che era lasciata, quella del... No. L'ho rialzata. Cioè, allora, visto tanto il mio concetto, possiamo intervenire su quello che dovrebbero fare di loro le commissioni permanenti. Quindi l'atto in sé, come commissione trasparenza, non possiamo noi fare note su cose che comunque però non abbiamo neanche competenza. Qui il problema i problemi sono due, e finisco così, do la parola alla consigliera Valcari che vuole comunque dare il suo intervento. Le domande sono due: il trasporto pubblico, allora, perché in questa direttiva non è andata in commissione comunque lavori pubblici e mobilità? Deve andare in commissione lavori pubblici e mobilità, e la commissione stessa, essendo una commissione competente, comunque informare o fare le dovute azioni. Per quanto riguarda i criteri, altrettanto la commissione per quanto riguarda il luogo, marciapiede o comunque area verde, la commissione ambiente e
di pari passo o quelle che sono le commissioni competenti, dai criteri al bando, all'avviso pubblico, a quant'altro. Su questo io inviterei le commissioni a portare negli ordini dei lavori delle commissioni gli atti che la Giunta svolge, perché altrimenti qui su ogni atto la commissione trasparenza deve fare il lavoro delle commissioni permanenti e non possiamo fare un lavoro del genere, non è neanche compito della commissione trasparenza. Prego, consigliera Vaccari. No, allora su quello che lei dice sono perfettamente d'accordo, Presidente. L'unica cosa che penso, visto i discorsi che abbiamo fatto in apertura della commissione sulla carenza di personale, sulla problematica anche delle ferie, eccetera, eccetera, io volevo proporre invece a lei, anziché fare una nota scritta, che comunque questo implica del sopra più di lavoro, soprattutto agli uffici, perché poi sono loro che devono predisporre le risposte, e le domande e poi le risposte, perché non convochiamo in commissione direttamente l'assessore Gregori, che magari ci comunica e ci dice lui quelli che sono stati i criteri, quelli che sono i criteri della scelta delle persone che potrebbero stare, gli artisti, le bancarelle, i gonfiabili e quant'altro, la scelta che è stata fatta per quanto riguarda la mobilità, i vari permessi e richiesti a Roma Capitale, alla Polizia Municipale, eccetera, e in una seconda, se magari questo non ci aiuta a capire, allora magari fare eventualmente una nota scritta. Ma lo dico semplicemente per abbreviazione di tempi, visto e considerato che l'assessore di riferimento al commercio è proprio Gregori, insomma, è la Giunta che ha fatto questo atto, perché non comunicare direttamente con la Giunta? È una domanda che pongo alla Commissione. Tra l'altro io ritengo che questa è una lodevole iniziativa, anche perché sappiamo benissimo che le partenze, anche per problemi economici della cittadinanza, sono sempre più ridotte, quindi tanta gente rimane a Roma, e dare la possibilità comunque di trascorrere qualche serata all'aperto in compagnia, in allegria, fa bene ai cittadini tutti. L'abbiamo visto nella notte bianca, con la grande partecipazione proprio della cittadinanza. Questo è quanto, grazie. Per quanto mi riguarda sono sempre d'accordo per quello che lei ha detto, ma l'abbiamo condiviso tutti, proprio per carenza del personale abbiamo aperto la commissione proprio su questo problema. Quindi mi trovo d'accordo, ma comunque rimango dell'idea, possiamo anche, se la commissione è d'accordo, adesso è chiesto di intervenire con il consigliere Cesola, gli darò parola, se la commissione è d'accordo invitare, prima lo sentirò, come faccio per altri, perché è inutile convocare assessori o altro che poi magari non si presentano, e magari facciamo anche una commissione a vuoto, e ricordo a tutti che sono anche spese per l'amministrazione, oltre che tempo personale nostro sprecato, dove possiamo fare tante altre attività diciamo istituzionali. Quindi magari programmare un lavoro che poi comunque non è possibile svolgere in quell'occasione ed in quel momento. Quindi mi farò carico, come ho fatto altre volte, di chiedere disponibilità all'assessore competente in questo, diciamo, in questo specifico caso, e mi impegno, se la commissione è d'accordo, a calendarizzare comunque un incontro sull'assessore. Ma ripeto, rimango sempre dell'idea che sulle attività, sullo svolgimento degli atti, ne dovrebbero discutere le commissioni competenti. La commissione trasparenza, controllo e garanzia dovrebbe fare altro. Se noi prendiamo il via a fare questo, noi possiamo anche farlo, perché non ci tiriamo indietro, ma dobbiamo non tirarci indietro neanche a stimolare le commissioni permanenti e competenti a lavorare in un certo modo, perché altrimenti poi dopo noi siamo obbligati
a fare le azioni che abbiamo fatto fino ad oggi, ecco, quello di invitare non solo a scrivere note e poi essere magari anche in qualche modo, tra virgolette, insomma, accusati della, diciamo, di essere una commissione che in questo momento, come diceva prima la consigliera Vaccari, magari proprio particolare per gli uffici, eccede su certe attività. No, non stiamo eccedendo su niente, noi stiamo cercando di essere più che altro sensibili a quello che è il problema degli operatori, degli impiegati, diciamo, del nostro municipio in questo caso. Però questo non ci deve in qualche modo limitare nella nostra azione. Allora, le commissioni permanenti devono trattare per propria competenza le azioni che la Giunta fa. Io rimango su questa idea, quindi andiamo avanti così, ne parleremo anche con l'assessore, cerchiamo però tutti noi, che siamo membri dall'altro e arrivano, no, atti del, perché arrivano tutti quanti, gli atti di sensibilizzare le commissioni dove noi siamo presenti permanenti anche a lavorare. Cioè, noi possiamo da oggi decidere che comunque le commissioni, gli atti dovrebbero comunque averli, perché non è che i presidenti di commissione non hanno gli atti che la Giunta comunque fa. Ci sono i capigruppo, nella conferenza dei capigruppo ogni gruppo dovrebbe comunque in qualche modo impegnare il proprio gruppo ad adottare, a lavorare sugli atti che la Giunta, nella conferenza dei capigruppo. Noi possiamo anche avviare, insomma, quello che è i lavori della commissione, dare una linea ai lavori della commissione, girando ad ogni commissione competente per competenza tutti gli atti che arrivano, perché altrimenti non possiamo sostituirci, ripeto, alle commissioni permanenti. Questo non lo possiamo fare. Allora, ha chiesto di intervenire il consigliere Ceresola, prego, la facoltà. Grazie, presidente. Grazie Presidente, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto lei, Presidente. Dunque, allora, io penso che, secondo me, la nota scritta sia necessaria, doverosa, insomma, perché i punti non chiari sono diversi. Ora, non è un aggravio per gli uffici, perché la nota scritta la predisponiamo noi, e quindi agli uffici chiediamo solo il protocollo. Per quanto riguarda la risposta, non sono gli uffici che devono rispondere, sono gli assessori che devono rispondere. La domanda che facciamo agli assessori, sono gli assessori che devono rispondere, non certo gli uffici. Ora, se vogliamo, come è stato detto, accelerare i tempi, benissimo. Io direi, in via informale, si può, d'accordo che uno quando chiama un membro della giunta cerca di concordare il giorno, è giustissimo, assolutamente, che poi è così che chiede il regolamento, quindi è giusto fare così, insomma, poi noi concordiamo un giorno, poi quel giorno la Presidente del Municipio non si presenta, vabbè, questo è un altro discorso, però insomma è giusto concordare un giorno. Ma io dico, informalmente, si potrebbe anche fare una telefonata all'assessore e dire: guarda, ti potresti collegare adesso con la seduta in corso per darci alcune risposte? Perché non dimentichiamocelo, cioè, insomma, la modalità appunto online consente anche queste velocità, questo modo, insomma, di procedere anche molto spedito. Perché tra l'altro, lo sottolineiamo perché è fondamentale, non stiamo parlando di un atto che avrà decorrenza fra qualche settimana, fra qualche mese. È una iniziativa che parte oggi, fra poche ore, inizia oggi. Ora, se un utente oggi si presenta alla fermata e il suo autobus non c'è, non gli si può rispondere: guarda, mercoledì prossimo si riunisce la commissione mobilità e ti diremo dove è stato spostato l'autobus. Perché lui lo deve prendere oggi. Cioè, io dico, è veramente allucinante questa situazione. Ora, sono pienamente d'accordo che le commissioni devono essere investite dagli atti di giunta, sono assolutamente d'accordo, ma devono farlo prima, ma non perché sono le commissioni che sbagliano, è la giunta che non ottempera allo statuto di Roma Capitale. Articolo 27,23 dice espressamente che la giunta attua
gli indirizzi dati dal consiglio, quindi la commissione fa l'istruttoria, la commissione esamina gli aspetti, i problemi, e sulla base di quello dice: ok, giunta, fai, ti diamo l'indirizzo, fai, esegui quello che ti diciamo noi con queste modalità. Quindi, se si decide di spostare le linee degli autobus, lo si istruisce, si approfondisce in commissione, dopodiché la giunta agisce. Non è possibile che arriviamo al giorno in cui inizia l'iniziativa e non si sa se c'è l'autobus, se non c'è l'autobus. Ma è veramente una cosa allucinante, ma questi qua, ma dove, cioè veramente non sono capaci di governare, cioè bisogna guardare le cose dire per quello questo, che sono, cioè, è una cosa che non si può sentire. Però è una cosa incredibile. Poi, per quanto riguarda i criteri, allora, un imprenditore che intende aderire, magari fra qualche giorno legge che c'è questo atto di giunta, fa domanda e gli dicono: no, guarda, l'iniziativa è già partita. Perché è già partita? Perché la giunta ha deciso di farla, di partire immediatamente di farla, e probabilmente, anziché dare la possibilità a chi vuole di partecipare, ci sarà qualcun altro fortunato che invece già sapeva che c'era questa iniziativa, e quindi c'è qualche predestinato che avrà la possibilità di lavorare con i gonfiabili o con altre cose, avrà la possibilità di lavorare così per investitura, cioè per così, per una combinazione, no? Andiamo avanti per combinazioni o per favori. Allora, qui non c'è una commissione che sta eccedendo, qua c'è la giunta che sta eccedendo, perché c'è uno statuto di Roma Capitale che dà delle regole e queste regole non sono rispettate. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Isola. Allora, do la possibilità di poter intervenire alla consigliera Vaccali, se vuole rettificare, sì, alcune cose. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto, quanto dice il consigliere Cerisola, che la giunta eccede, non è così, perché comunque anche la giunta sappiamo perfettamente che ha una sua autonomia di gestione anche del municipio, cioè sulle iniziative, e lo vediamo, altrimenti non avrebbe modo di essere nominata. Per quanto riguarda il resto, io penso che già si saranno messi in modo per comunicare alla cittadinanza dove andare a prendere gli autobus, perché non sono così poco. Non mi viene la parola, no? Però non penso che la giunta non abbia pensato ai cittadini, perché noi stiamo qui per lavorare per loro, e sicuramente, come è accaduto anche, perché c'è già una cosa precedente, ricordiamoci la notte bianca, magari il consigliere Cerisola non è venuto a verificare quello che c'è stato, ma c'è stato di tutto, e molto probabilmente è stato fatto anche molto molto bene. Quindi non mi sembra che sia giusto che il consigliere Cerisola si esprima in questi termini. Allora, se la giunta precedente non era stata in grado di fare dei lavori perché non aveva le capacità né giuridiche né tecniche per poter fare delle attività, non è un problema di questa amministrazione. La nostra giunta sa come bisogna fare le cose, lo sta dimostrando. I cittadini ce ne stanno rendendo merito, quindi pregherei il consigliere Cerisola di avere un minimo di considerazione in più sui nostri assessori, sulla nostra presidente, sul nostro vicepresidente. Poi, fermo restando che alcune indicazioni, come lei precedentemente ha detto, Presidente, di richiesta, si possono sempre fare. Io non credo che l'assessore, se lei lo chiama ora,
e gli chiede di intervenire, a meno che non ha un impegno diverso in una riunione o in un altro contesto, a partecipare, ma ritengo che il modo di esprimersi del consigliere Cerisola deve avere una considerazione maggiore e non dire la giunta non è in grado ed eccede, perché la giunta non sta eccedendo ed è soprattutto in grado, e questo lo sottolineo. Grazie Presidente. Grazie a te Paola. Allora aggiungo qualcosa di mio, ma non per offendere o fare complimenti, quindi è purtroppo un dato di fatto, almeno per quello che penso. È vero che la giunta non eccede, allora a questo punto, ma parlando insomma anche se siamo registrati tra di noi, ma comunque è quello che sta accadendo. Sicuramente allora la giunta non marcia più del consiglio, purtroppo questo è, perché mancano tutti gli atti, che le fasi. Quindi le commissioni dovrebbero comunque lavorare su quello, programmare, no? Perché questi sono interventi che andrebbero anche un minimo programmati. Se non sono stati programmati, non c'è stata una fase minima di istruttoria, significa che poi la giunta è dovuta in qualche modo intervenire a sopperire a quello che è l'assenza di programmazione, quindi di un indirizzo del consiglio che dovrebbe andare, arrivare alla giunta. Non è che non esiste, no? La possibilità, altrimenti, come dicevi tu giustamente, Paolo, non ci sarebbero esistite le direttive, le memorie, quindi atti di giunta vera e propria. Però comunque qui stiamo rincorrendo, diciamo, a molte azioni, no? Che ben venga, che la giunta fa, ma se le azioni della giunta sono molte, ma molte di più, e distanti, no? Dai lavori delle commissioni e del consiglio, sicuramente manca un anello di congiunzione, insomma, tra i lavori del consiglio. E quindi noi in questo caso, poi, essendo la commissione che più lavora, no, in sinergia, perché insomma essendo la commissione della trasparenza riceve tutti gli atti della giunta, è la commissione che paradossalmente dovrà lavorare nelle commissioni sulle fasi istruttorie, per poter noi dare magari anche un supporto, magari un consiglio, magari anche facendo il nostro semplice lavoro, non essendo magari dall'altra parte ricevuto, ma possibilità di lavorare a tutti noi e non di intervenire solo esclusivamente in un secondo momento, facendo domande che rimangono comunque domande, perché non abbiamo né dalla parte dell'opposizione né dalla parte di maggioranza poter contribuire a qualsiasi tipo di iniziativa. Quando noi, nella maggior parte dei casi, interveniamo come commissione, vuol dire che stiamo intervenendo soltanto per andare a prendere più informazioni, anche a correggere, vedere insomma la direttiva numero 17, la 14, che abbiamo fatto in tanti altri casi. Abbiamo agito anche, così come diceva il consigliere Cisola, esattamente, no, con gli uffici, proprio per non aggravare il lavoro degli uffici e anche per accelerarlo e anche per semplificarlo, insomma, no, l'abbiamo fatto, ma siamo costretti a fare sempre questo, quindi vuol dire che qualcosa nel mezzo manca. Manca, secondo il mio parere, a questo punto i lavori delle commissioni, le fasi istruttorie che le commissioni dovrebbero fare, che la giunta potrebbe, ma questo purtroppo non è che io sto accusando, insomma, la maggioranza attuale che manca questo, perché è sempre mancato, magari è mancato anche a noi, è mancato forse di più, ma ripeto, questo è sempre un parere mio, non è offesa per nessuno. In questi ultimi, negli ultimi 5 anni di amministrazione 5 Stelle, là è mancato da una parte e dall'altra, secondo il mio parere, no? Poi su questo invece manca il lavoro delle commissioni, e giunta, che mi sembra un po' una Ferrari, ma ben venga, va bene, perché comunque come queste sono iniziative. Però ci sarebbe molto, sicuramente molto piaciuto, molto più piacere, e non solo, perché comunque ci avrebbe fatto anche svolgere il nostro lavoro qualora queste azioni fossero magari programmate e fossero inserite nelle fasi istruttorie delle commissioni e del consiglio, per poter noi, come ho detto prima, anche un nostro contributo sull'azione, insomma, di governo. Purtroppo questo è, quindi dobbiamo noi, anche da membri delle commissioni comunque permanenti, spingere e stimolare le commissioni permanenti a lavorare su quello che è il concreto, perché io sono presente magari in commissione lavori pubblici, lavoriamo, ma poi
quello che concretamente si fa sul territorio, esempio questi atti che poi ricadono veramente sul territorio, noi non li trattiamo, noi non diamo il nostro contributo, noi non ci lavoriamo, quindi purtroppo è questo il problema. Questo è il riscontro. Ci siamo allungati sulla cosa, ritorniamo insomma ai lavori della commissione, rimane il fatto decidere, no? Sulle azioni da intraprendere. Anche in questa occasione dobbiamo intervenire, no? Come se fossimo una commissione permanente su cose dove la commissione si ritaglia una competenza, ma non dovrebbe averla, si ritaglia per assenza e mancanza insomma di quello che della commissione e delle commissioni che in questo caso avrebbero dovuto, no? Perché abbiamo parlato di strade e di marciapiedi, quindi Commissione Ambiente, commentata in merito su questo atto la Commissione Ambiente, abbiamo parlato di criteri, ok? Quindi di bando, va bene? La Commissione Repubblici sul bando, no? Non mi sembra che, essendo un membro della Commissione, ha parlato di un bando. Non c'è stato comunque in nessuna commissione, da che conosco io, nessuna evidenza insomma di questa direttiva, di questa iniziativa. Abbiamo parlato di problema, di possibile problema sicuramente, ma nel trasporto commissione, quindi noi dobbiamo intervenire nel merito delle direttive, dell'azione della Giunta, quando invece dovrebbero essere cose già comunque gestite e già in qualche modo condivise anche nelle commissioni permanenti. Quindi, allora, sulla direttiva di Giunta, possiamo a questo punto, se siete d'accordo, l'assessore di invitarlo alla prima commissione utile, cioè qui andiamo a sbattere all'8 luglio, già oggi, insomma, tardi, quindi dovremmo parlarci oggi stesso. Scrivere, quale, come diceva il consigliere Cesola, scrivere è tardi quanto parlare, no? Ed invitare per la prossima settimana l'assessore. Quindi non vedo insomma la priorità dell'uno o dell'altro. A questo punto sarebbe anche se l'assessore ci dà per riprendere un po' tutte e due le richieste. Allora io prenderò contatto con l'assessore, quindi ditemi se siete d'accordo. Se l'assessore ha disponibilità, con la speranza che poi alla commissione utile, mi dà la disponibilità per essere presente nella prima commissione della prossima settimana, allora noi non c'è bisogno magari di intervenire e fare lettere o quant'altro, perché verrà direttamente l'assessore, tanto è tardi per fare una lettera quanto è tardi per invitare l'assessore. L'evento durerà fino al 9 settembre, quindi avremo almeno da parte dell'assessore possibilità di prendere tutte le informazioni che le commissioni, come diciamo prima, non ci hanno fornito. Se siete d'accordo, io posso fare questo. È un piacere anche invitare l'assessore e conoscerlo, diciamo, in commissione direttamente. Io non posso, ho neanche la possibilità, non ho il cellulare dell'assessore, per chiamarlo in questo momento, di invitarlo in questo momento in commissione ad entrare. Non so se l'assessore sicuramente sta anche svolgendo la propria funzione era in qualche altro incontro, in qualche altra riunione, quindi non credo sia possibile, diciamo, soddisfare la richiesta del consigliere Cesola di chiamare l'assessore in questo momento. A meno che qualcuno della maggioranza ci dà supporto, possiamo sospendere per 10 minuti, per 5 minuti, per dare la possibilità di poter mettersi in contatto con l'assessore, magari vedere se la disponibilità c'è, insomma, ad entrare. Oggi stesso, da parte mia, non c'è alcuna chiusura di poter ascoltare oggi, in questo momento, l'assessore se è disponibile a farlo. Ditemi voi. Quindi, consigliera Vaccari, può? Consiglieri? Consiglieri? Sì, Presidente, io se posso al Sì, ma. volo, prima di lasciare, voglio dire che sposo la tua linea, la linea proposta dal Presidente, quindi sono d'accordo che la convocazione
in diretta, insomma, se io fossi assessore, francamente non è che possono essere convocati ogni 5 minuti da tutti, salvo che non diano una disponibilità che effettivamente forse si può verificare, ma insomma in generale questa mi sembra la linea più corretta, compresa la considerazione riguardo al fatto che l'urgenza non la, diciamo, non la recuperiamo con la lettera o con una convocazione successiva, quindi in ogni caso la durata dell'evento è tale per cui possiamo chiedere spiegazioni in tempi rapidi. Questa è la mia posizione e con ciò, scusate, ma devo lasciare. Grazie, consigliere Bellassai. Grazie a tutti, grazie. Ci sono tanti altri anche per te, Fulvio, che hai chiesto comunque questa cosa. Non vedo che ci sono altri interventi sull'argomento, quindi facciamo così, come ci siamo detti. Grazie, Fulvio. Allora, rimane alla Maria, ci sei? Sì. Ok. Allora, rimane in evidenza della Commissione come detto, sentirò dire adesso, mi darà possibilità, insomma, di poter presenziare partecipare ai lavori per la prossima settimana. Sarà uno dei punti da discutere della settimana prossima della Commissione, la direttiva numero 20. Allora, direttiva numero 20, 5 luglio 2022, protocollo 78. Scusami Simone, volevo dire che l'ho scritto in chat e comunque l'ho già caricato, e che ho trovato sia l'accordo sull'asilo Savoia che la delibera ufficiale che è la numero 21 sul piano del commercio. Ho caricato entrambe sul canale. Perfetto, allora il problema è che io le dovrei ricevere per email, perché dal canale per cellulare non riesco a... Allora, riprovo nuovamente, perché la linea purtroppo ancora è... Riprovo, aspettate. Potrei anche riuscire. L'hai caricata nei file, Maria? Sì, nella direttiva e memoria di giunta. No, non riesco. Ok. No, non entro. Ma vuoi allora, che te mandi entrambe le cose per mail? Magari. Ok. Quindi però così mancherebbe la delibera 20. No, quella c'è e ho trovato l'allegato, quello sull'asilo Savoia. La delibera 21 allora? È quella che ho messo su, adesso te la mando, è quella sul piano del commercio. Ok, allora mi mandi la delibera 19, la delibera 20 e la delibera 21, ma la delibera 19 era da completare la discussione, vero? No, non l'avevamo proprio iniziata praticamente, perché il consigliere Bellassai doveva andare via alle 11 la scorsa settimana, quindi non l'abbiamo fatto in tempo.
Ok, ti mando tutte e tre quindi per mail. Grazie. Dammi un secondo. Allora, se i consiglieri sono d'accordo, se i commissari sono d'accordo, possiamo, per dare anche la possibilità a Maria di inviarmi la delibera 19, la 20 e la 21 per email, sospendiamo per 10 minuti la seduta, riprendiamo alle ore, sono le 10:25, riprendiamo alle 10:35 e facciamo una pausa caffè. Maria, mi senti? Maria, sì, mi senti? Sì, ti sento, interrompo la registrazione. Registrazione, sono le 10:25, iniziamo la seduta alle 10:35, mandi per email la delibera 19, 20 e 21. Perfetto, perfetto. Grazie Maria, grazie consiglieri. Poi appena l'assessore riesce ad entrare in commissione, magari sospendiamo i lavori. Ok, la registrazione è in corso, sono le 10:38, procediamo con un breve appello. Sordini? Sente. Bartolelli? Bellassai? È uscito alle 10:20, Cerisola? Presente. Marocchini? Presente. Vaccari? Presente. Vecchio? Presente. Perfetto, aspettiamo solo il consigliere Bartolelli. Allora, ho mandato un messaggio, aveva problemi questa mattina con internet, sì. Quindi riproviamo magari tra qualche minuto a richiamarlo. Comunque mi ha appena risposto, sì, ok. Sento ma non riesco a smutarmi, quindi va bene, va bene. Sono lì in chat io direttamente con il consigliere Bartolelli. Sì. Allora, vediamo che è riuscito a connettersi l'assessore Gregori, che ringraziamo, andiamo subito a coinvolgerlo nei lavori della commissione sulla direttiva numero 20. Allora, assessore, intanto ringrazio di nuovo perché l'abbiamo... Ecco, mi sono venuto a smutare, scusate. L'abbiamo coinvolto così, insomma... in commissione senza neanche convocarlo, avvisarlo, quindi grazie della disponibilità. Allora, noi non so se la consigliera Vaccari, che l'ha contattata per la commissione, gli ha già esposto insomma quali sono le domande della commissione inerenti alla direttiva numero 20, l'iniziativa che la giunta ha proposto, sta realizzando, perché dal giorno 8 luglio su Viale America, pedonizzazione, iniziativa. Gliel'ha già esposta la consigliera Vaccari, che era questo l'argomento? Guarda, ho detto che c'era l'argomento, ma non ho detto altro. Ok, allora, assessore, però non so se mi sente, lo sai Paola? Lo so, infatti vedo. Infatti, assessore, ogni tanto attiva anche il microfono, quindi credo che non sente. Prova a chiamarlo, tanto vedo che sta in municipio. Provi tu, Paola. Assessore? Eccomi. Assessore Gregori? Io eccoci. Ecco. Allora,
Parlavo, ma lei non riusciva, non aveva magari il microfono attivo, perché non vedevo che non attava. Eccoci, perdonate. Intanto, come dicevo prima, la ringrazio per aver partecipato alla commissione così senza neanche programmata, e quindi grazie per la disponibilità. Allora, gli rubiamo poco tempo. Noi avevamo delle domande da farvi sulla direttiva di giunta municipale numero 20, la direttiva del 5 luglio, oggetto pedonizzazione e iniziative. La direttiva, diciamo, che poi tra l'altro l'iniziativa che parte dall'8 luglio, da oggi, no? Ma là, su questo la commissione, leggendo tutto il dispositivo, che tra l'altro i commissione tutta lo ritiene come un'iniziativa comunque lodevole, quindi bene la giunta, insomma, su questa direttiva. Però ci domandavamo perché non abbiamo avuto nelle commissioni permanenti la possibilità di poter avviare, insomma, su questa comunque bella iniziativa, nessun tipo di fase istruttoria. Quindi ci domandavamo sul magari un possibile problema, sicuramente da voi superato e in qualche modo da voi che ci avete già lavorato sull'argomento, però non avendo avuto né noi nelle commissioni permanenti né noi lo vediamo comunque riportato sul dispositivo stesso, è giusto, insomma, porre a lei queste domande sul trasporto pubblico, sui criteri, no, che avete scelto, che i tecnici, più che altro gli uffici, sceglieranno per optare magari su una situazione, su un'attività, sì, un'altra. Vediamo che comunque verranno svolte molte attività musicali, Gomolandia, molte attività di intrattenimento. Quindi non abbiamo visto nessun tipo di evidenza pubblica, insomma, di coinvolgimento e di iniziativa per quanto riguarda la divulgazione, insomma, della richiesta di partecipazione a questa iniziativa, a questo evento. Quindi ci domandavamo, insomma, qual è stata la fase istruttoria da parte della giunta per coinvolgere le realtà, insomma, per le varie attività che saranno svolte all'interno dell'evento. E ci domandavamo anche sulla deviazione del trasporto pubblico che transita, insomma, su quel percorso, qualora magari perché vediamo, insomma, che c'è scritto marciapiede, quindi probabilmente non c'è alcun bisogno di nessuna deviazione. Insomma, è questa la domanda che volevamo fargli questa mattina. Poi lascio parola anche ai consiglieri, magari ci sono altre integrazioni che i consiglieri possono fare. Però da quello che mi sono appuntato era questo quello che la commissione voleva domandargli. Grazie, assessore. Grazie a voi. Posso? Mi sentite? Sì, adesso sì, la sentiamo. Sentiamo. Ah, ok. Allora, intanto grazie, come dicevo prima. Poi avete pienamente ragione, ma la direttiva è stata fatta il 5, tutto in fase di istruttoria. Stanno lavorando la direzione tecnica, polizia locale, proprio per andare a risolvere queste situazioni che dicevamo ora, sia per il trasporto pubblico che per la pulizia con AMA e quant'altro, per quanto riguarda, e quindi ci saranno sicuramente delle deviazioni. Vi ricordo che la pedonalizzazione è parziale solamente per il fine settimana, dalle 19 del venerdì alle 24 della domenica. In più, per quanto riguarda le manifestazioni di interesse, verranno fatte nei prossimi giorni, perché chiaramente lì andremo ad inserire, noi pensavamo di inserire due corner dedicati ad artisti locali, quindi non so, cantanti o altro, e 4 o 5 punti dove inserire delle mostre mercato sempre sull'artigianato locale, per le quali chiaramente verrà fatto sempre una manifestazione di interesse pubblico. Gli uffici stanno in queste ore costruendo il tutto. Sulla direttiva è stato scritto l'8 luglio, è chiaro e ovvio che è
un mero errore, diciamo, perché chiaramente non può partire da oggi, ma partirà almeno tra una decina di giorni, proprio per andare ad adempiere a tutto ciò che avete evidenziato ora. Se sono stato chiaro, altrimenti a disposizione. Allora, per quanto mi riguarda, sì, abbastanza, ringrazio, diamo possibilità, assessore, gli ultimi 5 minuti, insomma, riempiamo di questa giornata, gli altri commissari di fare le domande. No, ha chiesto di intervenire il consigliere Cirisola. Consigliere Cirisola, a facoltà. Sì, grazie Presidente e grazie anche all'assessore, perché l'idea di farla venire qua, la gentilezza l'ha fatta la consigliera Vaccari, che l'ha contattata direttamente, ma l'idea di farla venire direttamente qua senza preavviso è mia, me ne assumo la responsabilità e quindi la ringrazio, assessore, di aver colto l'occasione, visto che appunto la tecnologia ci permette appunto di fare questi tentativi. Poi se vanno in porto, bene, se lei avesse avuto altri impegni, amen, insomma, ecco. Però noi eravamo soprattutto molto preoccupati per il fatto della decorrenza. Lei con grande onestà ci ha detto appunto che non può partire da oggi, ma almeno fra una decina di giorni. Ecco, la ringrazio insomma anche di questa onestà e io lo dico, insomma, io sono stato anche molto duro quando lei non c'era ancora collegato nella presentazione di questo atto, appunto per il fatto che partisse oggi riempiva di grande preoccupazione, insomma, quindi io non ho lesinato critica, insomma, a questo fatto, insomma, che indubbiamente espone grossi problemi, perché se un cittadino si presenta a prendere un autobus, che lo ricordo, lei ha parlato di orari serali e notturni, ma lo ricordo che lì in quel tratto di strada, in ambo le due direzioni, ci sono 5 linee di autobus, di cui 2 notturne, quindi insomma per un cittadino che magari stanco, assonnato, che ha finito il turno di lavoro, vuole entrare a casa, arriva lì, non sa se l'autobus c'è, non passa, se passa da un'altra parte, dove... Se deve correre, se ha, insomma, voglio dire, si rende conto, insomma, della difficoltà. Quindi un preavviso è necessario soprattutto per questa utenza qui. E poi il mio primo intervento su questo atto nella seduta odierna l'ho focalizzato sul fatto che ovviamente chi sta cercando adesso di amministrare sa che prima di voi c'erano altre amministrazioni, tra cui una dello stesso colore, che si sono succedute, che hanno anche affrontato problemi simili o addirittura identici. Lo stesso problema è stato affrontato nella consigliatura scorsa e probabilmente anche in consigliature precedenti, e a livello capitolino è stata fatta una, non vedo più l'assessore, sì, ancora collegato, senza videocamera ma collegato. Ok, in una seduta a capitolina è stato affrontato proprio il problema identico della pedonalizzazione di Via America. Quindi, dato che in quella seduta, a parte le parti politiche, sono intervenuti insieme a cittadini e comitati di quartiere anche uffici, dipartimenti e polizia locale, Roma Capitale, secondo me quello che hanno detto gli uffici, ora Polizia Locale, Roma Capitale, in quella seduta lì, vale ancora adesso. Quindi è sicuramente prezioso anche per voi che avete avuto il merito di tornare su questo argomento, di riprendere questa iniziativa, e quindi può essere utile l'esperienza. Non sto parlando di esperienza di un'altra forza politica, lo ripeto, sto dicendo ciò che hanno riferito uffici, quindi parti terze, quindi dipartimenti e polizia locale, Roma Capitale, in quella seduta riguarda esattamente allo stesso tratto di strada. Può essere sicuramente elementi utili ai fini dell'analisi e delle eventuali variazioni. Ora, una delle domande che ci facevamo è se la pedonalizzazione è effettiva oppure è parziale, ossia, cioè, essere proprio chiari. Il concetto è: se solo il traffico privato è interdetto, se solo il traffico dei non residenti è interdetto, se è interdetto anche il trasporto pubblico,
oppure appunto sapere cosa è interdetto e anche l'area, cioè se viene in qualche modo allargato il marciapiede, quindi ristretta la sede stradale, oppure la sede stradale completamente rimane interdetta a ogni traffico, anche alle biciclette, tanto per capirci. Questa era la prima domanda. Poi appunto è necessario capire sul servizio pubblico, e l'altra cosa è appunto i criteri che vengono scelti per gli espositori, per gli artisti, eccetera, per gli imprenditori, per, abbiamo detto, di gonfiabili, eccetera. Quindi è evidente che, cioè, non nascondiamoci, insomma, cioè è chiaro che se un imprenditore lo sa che può concorrere, partecipa e fa domanda. Se invece l'iniziativa è già partita, sono già scaduti i termini per presentarsi per questa manifestazione di interesse pubblico, è chiaro, è ovvio, no? Insomma, è chiaro che dobbiamo essere precisi anche su questo per sgombrare il campo da ogni dubbio. E l'ultima cosa da dire, poi comunque la ringrazio, insomma, la sua pazienza, è che insomma, l'invito sarebbe quello di far lavorare di più le commissioni, ma prima, cioè le commissioni, il Consiglio devono dare l'indirizzo, poi la Giunta esegue in base anche alle sue conoscenze tecniche, eccetera, in modo tale che così ci sia un approfondimento e si evitano eventuali dubbi o anche polemiche, insomma. Cioè il discorso è appunto l'articolo 27,23 dello statuto, che dice appunto che la Giunta agisce in ottemperanza di un indirizzo politico che arriva dal Consiglio. Quindi noi abbiamo commissioni sicuramente molto competenti, in cui avete anche dei presidenti di commissione, insomma alcuni lavorano anche bene, per poter approfondire e condividere ogni aspetto, in modo tale che così c'è un percorso comune e si evitano, insomma, equivoci e dubbi. Grazie Presidente, grazie Assessore. Grazie a lei, consigliere Cesola. Allora, Assessore, se può, sì, rispondere ad alcune domande, già le ha detto prima, insomma, no? Magari dovrà ripetersi, sì, non c'è bisogno, però comunque ci sono altre, diciamo, domande nuove del consigliere Cesola che ha fatto, che insomma ci farebbe piacere ascoltare, certo, anche una risposta. Grazie. Certo, intanto ringrazio il consigliere Cerisola. Parto dalla fine. Io credo che la Giunta possa agire le sue deleghe, no? Quindi questa è una direttiva di Giunta municipale, non è fatta per escludere nessuno, anzi noi operiamo sempre in condivisione, cerchiamo sempre l'apporto di tutti per fare qualsiasi cosa, non ultimo il piano del commercio che abbiamo approvato e che ieri, per il quale ieri ci siamo visti tutti in commissione. È ovvio che alcuni atti la Giunta li fa per portarli anche in maniera veloce a terra sul territorio, ma questo non vuol dire che non c'è condivisione, assolutamente. Per quanto riguarda la pedonalizzazione che chiedeva il consigliere Cerisola, la pedonalizzazione, come c'è scritto, è parziale. È chiaro che dalle 19 alle 24 non passeranno più auto, eccetto residenti e carico-scarico merci. Poi, per quanto riguarda le biciclette, la pedonalizzazione prevede anche il passaggio di biciclette, quello assolutamente sì. I mezzi pubblici non passeranno, le auto non residenti non passeranno, però è solamente quell'orario, cioè se vogliamo, la difficoltà della pedonalizzazione sta solamente nel sabato nell'intera giornata. Però noi pensavamo di pedonalizzare il tutto proprio per poi riuscire a creare delle manifestazioni anche su Via l'Europa, non solo i corner e le mostre mercato che dicevamo prima, creare proprio delle manifestazioni e quindi tenere la zona in maniera più pedonale possibile, ripeto, eccetto residenti e carico-scarico merci. Per quanto riguarda i criteri, invece, Assessore, come ha detto bene prima, ci sarà comunque una manifestazione di interesse. No, per i criteri, quello assolutamente, per i criteri di qualsiasi cosa verrà fatto lì, ci saranno delle manifestazioni di interesse. Questo è, diciamo, io lo do per scontato, però state bene a chiedermelo, così lo ripetiamo, assolutamente, certo. Sì.
Ok, se per tutti i consiglieri, diciamo, la risposta del assessore sono esaustive, per quanto riguarda il presidente sì. La ringraziamo di nuovo, assessore. Guarda, ha chiesto di intervenire il consigliere Isola. Cerchiamo di essere brevi, Marco, perché sennò altrimenti non finiamo più. Grazie. Sì, grazie. Solo per capire gli autobus, appunto, che non passeranno, visto, ripeto, ci sono due linee notturne anche, oltre altre tre linee. Se è stato previsto dove passeranno, oppure se proprio sono soppresse e non passano neanche da un'altra parte. Bisogna informare gli utenti, insomma, è chiaro che. Grazie, assessore. Allora, quello che dicevo prima, gli uffici che stanno lavorando e quindi concordando anche con loro le modalità dei passaggi, gli orari, le deviazioni e quant'altro. Io adesso non vi posso dire altro perché non lo so. Stanno lavorando gli uffici e quindi per capire, appunto, vi dico che è stato un errore mettere l'8 luglio, quindi la giornata odierna, perché non è possibile, ci vorranno comunque almeno altri 10 giorni proprio per portare a termine tutti i passaggi necessari affinché poi la pedonalizzazione diventi un valore per il territorio e non un problema. E sarà tutto pubblicato sul sito, certo, del municipio, logicamente, certo, per tutte, certo, delle decisioni e informazioni sul territorio. Noi la ringraziamo molto, assessore, di nuovo. Allora, buon proseguimento, buon lavoro, buon weekend e ci aggiorneremo magari sull'evoluzione che in questi giorni gli uffici e lei insieme alla giunta farà sull'iniziativa stessa, insomma. La quando volete, a disposizione, grazie a voi. Grazie e buona giornata. Grazie, assessore, arrivederci, buona giornata. Allora, grazie Paola della disponibilità, grazie Marco per le domande che hai fatto. Andiamo avanti con i lavori della commissione. Allora, Maria, ok, perché non vedo più Maria, abbiamo registrato tutto, vedo il pallino rosso, insomma. Sì, sì. Ci mancava che avevamo, insomma, messo di fare una registrazione. Allora. Grazie Maria, vedo che mi hai inviato tutto. Allora cerchiamo di andare per ordine. Allora. Presidente, mi scusi, io vi devo lasciare. Mi sente, presidente? Sì, sì, dimmi Paola. Ah, no, ti volevo dire che io vi devo lasciare. E ci sentiamo la prossima settimana. Mi dispiace non rimanere anche oltre, ma ho degli impegni. Se ci dai 5 minuti, magari per andare via, sempre se anche Marco e gli altri sono d'accordo, andando via bella assai, vai via tu. Quindi vediamo se le delibere comunque hanno un'immediata scadenza, no? Perché altrimenti si è solamente da prendere, quindi da dare informazione alla commissione, non sono un qualcosa che hanno una scadenza, insomma, breve. Io direi di chiudere a questo punto, se non facciamo danni a nessuno. Sì, la commissione... sono d'accordo. Ecco, d'accordo, perché d'accordo. Non vorrei insomma non discuterne con voi, insomma, Paola. D'accordo, d'accordo. Ok. Mi dispiace, ma tra l'altro oggettivamente sono in ferie, quindi mi sono collegata nonostante il periodo di pausa. Guarda, a me sembra, Marco, correggimi, che sono comunque tutte delibere che con noi possiamo, come per tante, insomma, prenderne visione, no? E poi logicamente magari ci sono dei dettagli, ma dove non c'è un lavoro delle commissione per poter fare chissà cosa nella fase concreta, insomma, quindi dell'atto in sé. Quindi ma tra l'altro gli aggregati che abbiamo ricevuti oggi, quindi non c'è il tempo che ci eravamo concordato, insomma, anche questo consigliere Cesola, grazie, anche questo. Quindi io direi, e per una questione di comunque di accordo, chiamiamolo regolamento, insomma, che hanno dettato i capigruppo e che rispettiamo. E per una questione anche di lavoro, no, di tutta la commissione, possiamo, se ripeto, non faccio danni a nessuno e tutti sono d'accordo, chiudere i lavori alle ore 11:05 della commissione. Ok, e, interrompo. Maria, allora, sì. Maria, gentilmente programmiamo adesso, sì. Perché visto
l'assessore è intervenuto, quindi non c'è bisogno di riconvocarlo per la prossima settimana. Certo. Gli ordini della commissione, diciamo quelli ordinari, ok? Per quanto riguarda la richiesta che ho visto per email del consigliere Cesola su Ferratella, assolutamente abbiamo parlato per 5 anni la prossima legge della precedente, non abbiamo problemi a chiamarci insomma di quello che è stato fatto o non fatto fino ad oggi. Riguardo invece la Cortac, che ho visto da verbale logicamente ricordare dal consigliere Cesola, abbiamo condiviso così con la presidente del municipio che appena lei potrà e avrà novità e avrà qualcosa da dire sull'argomento, mi dirà direttamente a me quando potrà venire e partecipare ai lavori della commissione. Solleciterò sicuramente. Scusami Simone, il consigliere Bellassai, prima che iniziasse la commissione, mi chiedeva delle note, se le avevi lette, le avevi esaminate. Sì, l'avevo esaminata e ne volevo parlare con il consigliere Bellassai su un capoverso specifico di una nota, quindi ne parlerei direttamente con lui, okay. Al cellulare vediamo di fare, se è il caso, insomma, fare una piccola correzione. Va benissimo. Grazie. Grazie a tutti. Buon proseguimento. Grazie. Grazie a tutti. Buona